Le lucciole rendono speciali le notti d'estate, soprattutto quando si radunano in grandi gruppi, uno spettacolo emozionante per chi ha la fortuna di viverlo. Infatti questi insetti si ritrovano in numerosi esemplari, principalmente in luoghi umidi, soprattutto se isolati dal traffico e dal passaggio frequente. Le rive dei fossi irrigui della zona agricola e del laghetto del Parco dei Villannoni, con il loro microclima umido, sono tra i luoghi più adatti per l'avvistamento delle lucciole. Queste creature, che sembrano fatate, sono invece ben classificate come insetti dell'ordine dei coleotteri, appartenenti alla famiglia dei lampiridi, dal greco lampò, splendere. Infatti, tutte le specie, sia allo stadio di larva che di adulto, sono caratterizzate dalla bioluminescenza, ossia la capacità di produrre luce. Le lucciole illuminano di magia le notti estive, solo alla fine della loro vita. Lo stato larvale dura dai 2 ai 3 anni, con un nutrimento a base di lumache. In inverno, quando le lumache spariscono dalla circolazione, le larve si nascondono in posti riparati, al buio, dove vanno in ibernazione per poi svegliarsi in primavera. Dopo 2 o 3 inverni, la larva muta in pupa e dopo circa una settimana dal bozzolo esce la lucciola adulta. La sua vita durerà ancora solo per 2 settimane, in cui i maschi adulti, alati, volano alla ricerca delle femmine, percependone la luce fino a circa 15 metri di distanza. Il maschio manifesta la sua presenza emettendo rari lampi di luce. Le femmine, larviformi, ben nascoste nella vegetazione, molto più rare e difficili da vedere, tra le 10 e la mezzanotte, da giugno a luglio, si spostano in una zona in cui possono essere viste ed emettono una luce verde brillante fino all'arrivo di un maschio. Non appena viene raggiunta da un maschio, la femmina, come per discrezione, spegne la sua luce ed una volta fecondata, depone le uova al suolo, sotto erbe, pietre o pezzetti di legno. Una volta compiuta questa missione, muore, seguendo il ciclo per lei predisposto dalla natura. Ogni coppia di lucciole lascia 60-80 uova, che già emettono un lieve bagliore. Dopo un mese nascono le larve, grandi pochi millimetri, che subito si mettono a caccia di lumache, dando così inizio a un nuovo ciclo. Dopo i cambiamenti climatici mondiali degli ultimi anni, la stagione delle lucciole si è anticipata e va da maggio fino a metà giugno. Purtroppo, in tutto il mondo, le lucciole sono in via d'estinzione a causa di inquinamento, impiego di pesticidi, frammentazione e a volte distruzione degli habitat naturali. Anche l'inquinamento luminoso costituisce un problema di non poco conto per questi piccoli insetti. Nella notte rischiarata a giorno, da lanterne di ogni tipo, strade, insegne, abitazioni, il maschio non riesce più ad avvistare la luce della femmina, minando così la possibilità di un incontro. Che la notte resti buia non solo per le lucciole, ma anche per noi esseri umani, per consentirci di fermarci a riflettere sul nostro rapporto con noi stessi e con il mondo che ci circonda.